Valuto i vostri disegni, parte 11, Extended Edition. Dovrebbe essere un realistico fatto appena ma mal riuscito. Comunque a prezzo di impegno, voto 6,5. Ammetto che non me ne intendo moltissimo dello stile watercolor, per cui prendi davvero molto con le pinze quello che ti dico, ma a quanto vedo ci sono ancora le linee di costruzione date dalla matita. E dovresti nasconderne meglio, secondo me. Poi, essendo un voto che esce da una parete, avrei dato un po' più di ombra qua e qua. Non ti do un voto in quanto non me ne intendo tantissimo. Bello, mi è piaciuto molto, soprattutto a primo impatto. Il viso è davvero ben pulito, un po' meno il corpo con un tratto più sporco. Dovresti dare la stessa identica importanza. Voto 7. Praticamente questo non è un disegno ma un montaggio, ma lo valuto ugualmente. Allora, problema qua, manca l'erba sullo sfondo, non hai fatto bene il montaggio. Loro mi piacciono, anche se lui dovrebbe avere l'ombra dato che sta qui dietro. Niente, Spider-Man ha uno stile completamente diverso da loro, schiacciato, che può andar bene. La scritta dietro la casa, lo valuto come montaggio, voto 2,5. Questo disegno ha una serie di problemi. Diciamo che la prospettiva può anche andare, ma i raggi che entrano all'interno della giacca assolutamente no. La colorazione dello sfondo è abbastanza fatta in maniera frettolosa e anche per quanto riguarda il pantalone. Voto